Assessore D'Ignazio, lei oggi ha firmato una convenzione con i comuni per l'apertura degli uffici di informazione turistica. Prima c'erano gli IAT, ora c'è questa rete di informazione. Cambia solo l'acronimo o cambia anche la funzione di queste strutture? No, intanto i punti di informazione e accoglienza turistica non solo vengono comunque consegnati al comune, ma con alcune direttive che mettono in rete tutto il sistema delle IAT abruzzesi, che ha il compito proprio di unificare tutto quello che è il sistema delle IAT, abbellimento, resa entrare nell'ecosistema digitale, avere le stesse informazioni dal sud dell'Abruzzo alla montagna, al nord dell'Abruzzo, passando per le città. Siamo qui a Teramo perché lo IAT di Teramo è uno dei principali, ci sarà una crescita molto importante. È qualcosa che insomma doveva essere realizzata tanti e tanti anni fa, sono passati tanti anni, non è stata fatta, abbiamo dato una sterzata in questo ultimo tempo. Io ringrazio ovviamente tutti i sindaci e credo che sia questa l'unione, il rapporto, la sinergia, il creare sistema tra le amministrazioni comunali, la regione e il privato che comunque entra in funzione in questa rete, che può dare all'Abruzzo un altro di quei tasselli che dà all'Abruzzo il salto di qualità. Quindi credo veramente dell'importanza di questo atto che oggi finalmente dopo un decennio riusciamo a firmare. Siamo in un momento particolarmente difficile per l'economia, anche per le famiglie. E quanto tira ancora in Abruzzo il turismo, sia quello montano che quello marino? Ma il turismo, intanto abbiamo i dati finalmente oggi, i dati 2018. Prima parlavamo con dati 2 anni precedenti, oggi finalmente parliamo con dati ad horas. Abbiamo avuto un incremento del 4,6-4,8 nelle aree interne e un incremento dell'1,6 su quello che è invece la marina, la costa, quindi credo che il turismo lentamente sta riprendendo quelle posizioni di vertice che merita.